Buongiorno a tutti e bentornati sul canale CDC On The Road. Ho deciso di accettare la sfida lanciata dal mio caro amico Lorenzo e quindi provo a commentare questo video. Ovviamente spero che sia il primo a mettere un super like e ad invitare ad iscriversi tutti i suoi amici motociclisti. È la prima delle due puntate di questo giro spettacolare che abbiamo fatto sulle Dolomiti. Si tratta di una domenica di luglio dove, come potete vedere, abbiamo beccato una giornata spettacolare, ma ora bando alle ciance e lasciamo parlare le immagini. Ecco la salita verso Cortina. Ed eccoci arrivati, caspita, guardate che jeep d'epoca, eccoci arrivati a Cortina. Adesso vi faccio vedere qualche scorcio di questa bellissima cittadina alla ricerca di un parcheggio per la moto. Ed ora, dopo la pausa caffè, eccoci ripartiti in direzione Passo Falzarego. Ora vi lascio qualche immagine per vedere un po' di tornanti e un po' di panorami, perché anche questa strada merita veramente. A parte la striscia scavata in mezzo alla strada che disturba un po', ma per il resto, salita fantastica. Vi ricordo di continuare a guardare il panorama perché queste montagne hanno una bellezza incredibile. Ed ecco invece la seconda invasione di campo della giornata, questa volta da parte dei ciclisti, che comunque hanno la mia stima per la fatica che fanno salendo su queste montagne. Ed eccoci ora in dirittura d'arrivo per il Passo Falzarego. Vi ricordo che da qui parte la funivia per il rifugio Lagazuoi, che potete vedere alla vostra destra. Oh,
Ed ora stiamo arrivando al bivio che ci porterà a destra verso Arabba e quindi Corvara in Valbadia, Passo Pordoi e Canazzei, e a sinistra al Lago di Alleghe, Colle Santa Lucia, Selva di Cadore e Caprile.